cos'è per te la fotografia? Per me è arte, è spettacolo, è tutto quello che riguarda l'arte. Sono le foto dei ragazzi del gruppo informabile dell'Istituto di Agazzi le indiscusse protagoniste della mostra Senza Filtro, Oltre lo Scatto, visitabile nelle stanze del Palazzo della Provincia di Arezzo fino all'8 aprile. Quest'idea nasce da un laboratorio interno all'Istituto dove i ragazzi all'inizio sono andati per imparare il computer, poi da lì è venuto anche l'interesse per le foto e a quel punto hanno deciso di farle vedere a tutti e di mostrare il lavoro che avevano fatto. Un viaggio per la città e per la provincia attraverso 60 foto, ma soprattutto attraverso le emozioni e lo sguardo di questi ragazzi. I ragazzi hanno comunque sempre avuto il desiderio di comunicare. Noi abbiamo cercato un mezzo diverso che non fosse solo quello verbale o scritto, per cui li ho avvicinati alla foto e con lo strumento macchina fotografica sono riusciti comunque a raccontare, diciamo così, le loro emozioni, il loro modo di vedere il mondo proprio dal loro punto di vista, per cui 60 foto, 60 punti di vista diversi e 60 storie diverse alla fine. Cosa mi ha sempre interessato, perché per Lia si sposa, per me queste cose qui come matrimoni mi piacciono talmente tante tante. Perché ti piace fare foto? Mi piace fare queste foto perché è uno strumento, una macchina fotografica, mi piace foto, video eccetera eccetera, perché chissà, andare a fare foto al giro è una cosa bella, è bellissima. È una cosa che mi appassiona e io sono molto contenta, capito? Il progetto ha preso vita grazie alla collaborazione tra l'Istituto e l'Associazione Segni Concreti. Una delle pochissime cose che ha fatto l'Associazione Segni Concreti, oltre a organizzare il laboratorio di fotografia insieme al laboratorio informabile, è quella poi di fare, diciamo, la selezione finale e di stampare le foto in bianco e nero, oltre che ritagliarle se necessario, perché il bianco e nero è probabilmente il modo migliore proprio per evitare di mettere filtri, quindi perché l'immagine stessa e lo sguardo stesso di chi ha fatto la foto restino da soli a parlare.